Per me era talmente importante questo viaggio. Poter tornare dopo anni che non mettevo piede nel mio paese, poter essere qui. L'essenza era la stessa, era il mio continente, eravamo così vicini. A altre Americhe, Sebastião dedicò 8 anni. In questo viaggio nel più profondo Sud America, semplicemente scompariva per lunghissimi periodi di tempo. Juliano crebbe in buona parte con un padre assente. I suoi genitori potevano a malapena scambiarsi delle lettere, questo ovviamente molto prima di ogni altro tipo di comunicazione. Ogni volta che tornava a casa per vedere la famiglia e per visionare le sue foto con Lelia, Sebastião appariva come un grande avventuriero agli occhi del figlio, una sorta di supereroe, più che un fotografo. E saltiamo? A me, 30 anni dopo, finalmente ho seguito mio padre in una delle sue missioni. A Wrangell, un'isola deserta nell'Oceano Artico. Sebastião sperava di fotografare l'ultima grande comunità di leoni marini. Io volevo capire chi era quell'uomo. L'uomo che conoscevo solo come mio padre. Volevo scoprire il fotografo, l'avventuriero, per la prima volta.